La Pinacoteca di Brera festeggia il suo bicentenario. Infatti, il 15 agosto del 1809, compleanno di Napoleone, la Pinacoteca di Brera fu aperta per la prima volta al pubblico. Come le gallerie di Venezia e Bologna, anche la Pinacoteca aveva finalità didattiche e fu istituita a fianco dell'Accademia di Belle Arti, fondata da Maria Teresa d'Austria nel 1776. Le sue collezioni nascono da un nucleo di dipinti, disegni, sculture e stucchi raccolti dal primo segretario dell'Accademia, Carlo Bianconi, ai quali furono uniti in età teresiana prima e napoleonica poi i dipinti requisiti a seguito delle soppressioni di chiese e conventi. Ma soprattutto in età napoleonica, che grazie all'iniziativa di Giuseppe Bossi, segretario dell'Accademia del 1801, le collezioni, che saranno della Pinacoteca, si arricchirono con l'acquisizione di opere come lo Sposalizio della Vergine di Raffaello, la Madonna col Bambino di Giovanni Bellini, la Crocifissione di Bramantino. Quando Milano divenne capitale del Regno d'Italia nel 1805, confluirono nella Pinacoteca i più importanti dipinti requisiti dalle chiese delle regioni conquistate dagli eserciti napoleonici, Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Per rimediare l'assenza di opere leonardesche e raffaellesche, furono forzosamente prelevati dipinti e disegni dalla quadreria arcivescovile di Milano e, grazie a un accordo col Museo del Louvre, arrivarono a Brera nel 1813 cinque dipinti di Rubens, Guardens, Van Dyck e Rembrandt. Negli stessi anni giunsero da chiese milanesi e lombarde affreschi staccati di Luini, Gaudenzio Ferrari, Fuppa, Bergognone e Bramantino, dando così origine a una delle maggiori raccolte di dipinti murali. Dopo la restaurazione nel 1815, la crescita delle collezioni continuò a ritmo ridotto, ma costante, grazie a lasciti, doni, cambi e acquisti. Fra questi, il Cristo morto di Mantegna, acquistato presso gli eredi di Giuseppe Bossi nel 1824. Nel 1882 la Pinacoteca fu resa autonoma e separata dall'Accademia. Lasciti ed acquisti proseguirono fino alla Seconda Guerra Mondiale, portando in Pinacoteca opere di Caravaggio, Pietro Longhi, Piazzetta, Tiepolo, Canaletto e Fattori, alle quali si aggiunsero la Cena di Emmaus di Caravaggio e il Pergolato di Silvestro Lega, acquistati grazie all'Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi. A causa dei bombardamenti che colpirono Milano nel 1943, il Palazzo di Brera fu molto danneggiato, ma fu rapidamente ricostruito e nel 1950 la Pinacoteca riaprì con un nuovo allestimento di Pietro Portaluppi. Negli anni 70 arricchì le collezioni la straordinaria donazione di Emilio e Maria Iesi, che comprende opere dei maggiori artisti del primo Novecento. Permette di fare un percorso cronologico dal 300 al 400 e di avere una visione accannocchiale, benché il Cristo morto sia esposto in una galleria. Trovo che sia un po' offensivo l'idea di esporre capolavori, ma non possiamo far diversamente. È un po' uno degli emblemi di Brera, arrivato a Brera non in primissimi anni, ma nel 1824, ma questo è importante, è arrivato dalla famiglia di Giuseppe Bossi, cioè di quel personaggio che ha sentito per prima l'importanza di creare accanto all'Accademia un museo. Giuseppe Bossi è stato segretario dell'Accademia a cavallo tra 7 e 800, no, il primo è stato Bianconi, il primissimo, però Bossi ha avuto un ruolo fondamentale, tra l'altro ha avuto un ruolo in tutta Milano, calcoli che al Castello Sforzesco le collezioni degli avori medievali, quella cosa di cui Milano è prima del mondo, gli avori ottoniani, paleocristiani, tardo antichi, sono tutti collezione Bossi, cioè è un uomo che in ambito neoclassico già collezionava il Medioevo, con un gusto e una capacità di selezione incredibile. E questo dipinto, il Cristo morto, è arrivato a Brera dagli eredi di Bossi nel 1824, quindi in qualche modo possiamo collegare quest'opera alla nascita di Brera, perché se gli eredi l'hanno donato a Brera, l'hanno donato sicuramente con l'idea di mantenere il nome di Bossi legato a quelle opere che lui ha voluto per il museo di Brera, ecco. Quindi sicuramente è un quadro che fa parte delle collezioni di Brera dall'origine, diciamo proprio dai fondamenti iniziali, dallo spirito iniziale, dal cuore iniziale. E questo è un dipinto anche fondamentale, vorrei dire, per la storia dell'arte italiana.
è una delle poi, opere quando, capitali. Se uno non l'ha visto, lo immagina grandissimo. Sì, e poi rimane... perché è un gioco di perfezione e di prospettiva, quella regola della rappresentazione dello spazio che è nata proprio in Italia, viene al suo nucleo nell'ambiente umanistico fiorentino e poi arriva in Italia settentrionale per il tramite di Donatello, che vive a Padova 10 anni tra il 1443 e il 53, chiamato per creare l'altare del Santo di Padova, una opera che richiedeva molti anni e richiedeva una lavorazione con tanti artisti, e ha creato quindi Donatello un laboratorio che è stato un po' un crogiolo di giovani artisti. Mantegna a quell'epoca era giovanissimo e si è formato prima da Squarcione, un artista ancora un po' tardogotico ma con alcune impennate moderne, e soprattutto si è formato frequentando personalmente il laboratorio di Donatello a Padova. Per cui gli esiti di questa presenza si sentono soprattutto in Mantegna, che possiamo dire è il primo artista che capisce la prospettiva e l'antico e usa la prospettiva e l'antico per trasformare la pittura e dipinge attraverso il filtro dell'antico e della prospettiva, nient'altro, con una rigidità straordinaria, e con questo cambia il corso della storia dell'arte del Nord Italia, che fino a quel momento invece era un'arte di corte, ancora un po' gotica, non così radicalmente collegata a questo nuovo modo di vedere il mondo, che era un modo fino a quell'epoca esclusivamente toscano. Da questo momento tutto cambia, abbiamo riflessi poi in Foppa, per esempio, e questo quadro, vorrei dire, fa capire le due cose, l'antico e la prospettiva. L'antico perché è quasi come se fosse un rilievo antico, anche l'effetto monocromo non vuole essere di realismo, ma capiamo che questa rappresentazione è vista come se fosse un rilievo paleocristiano. Le due donne dolenti sembrano le maschere del dolore, della tragedia, sa, quelle maschere con cui recitavano in antico e di cui sappiamo che a Padova c'erano delle collezioni, vicino all'arena a Padova c'erano degli scavi di pezzi di archeologia, lo stesso Mantegna era un collezionista di pezzi di archeologia, erano oggetti che circolavano nelle collezioni del 400. Quindi da un lato abbiamo questo recupero dell'antico anche per un soggetto che apparentemente non è un soggetto che non è un soggetto mitologico e apparentemente non sembrerebbe un soggetto del mondo pagano, però visto come se fosse un rilievo tardo antico. E poi abbiamo la prospettiva, una prospettiva schiacciatissima, radicale, una prospettiva addirittura così moderna che per alcuni studiosi è una prospettiva cosiddetta parabolica, in quanto permette di percepire la sua obiettività anche avvicinandosi al quadro, quindi una prospettiva che regge anche in movimento, non solo stando in un punto fisso, ma avvicinandoci direttamente al quadro, proprio perché è anche una prospettiva innovativa, un quadro innovativo anche tecnicamente, perché è una delle prime tele dipinte su tela in un mondo che vedeva tecnicamente l'uso quasi esclusivo della tavola, tele erano solo gli arazzi. Un dipinto tra l'altro che Mantegna amava moltissimo perché si trovava nella sua personale collezione. Sappiamo che era nell'inventario del figlio di Mantegna, che l'aveva ereditato dal padre. Sappiamo che si trovava nella camera di Mantegna, quasi fosse un'opera davanti alla quale lo stesso Mantegna doveva meditare. Un'opera veramente da far venire i brividi, perché è un po' il cuore della storia dell'arte italiana del primo Rinascimento. Ecco, da lì sentiamo tutto il passato dell'antichità classica e capiamo che corso avrebbe preso la pittura occidentale da questo momento in poi fino al neoclassicismo, proprio un punto di riferimento. Nel 76, quando abbiamo aperto per le arti invece una serie dei musei d'Italia, abbiamo scelto proprio questo quadro di Bellini. È molto interessante che già nel 76 si selezionasse quest'opera come un'opera che, pur non essendo tra le più importanti, comunque in qualche modo poteva costruire un simbolo per la Pinacoteca, un logo. E mi piace vedere che il quadro è affiancato al cortile con la grande figura di Napoleone, altro logo, vorrei dire, della Pinacoteca. E che da questo momento, cioè dagli anni 70, comincia a rappresentare con la sua immagine
la Pinacoteca di Brera, ed è assolutamente vero, perché è un quadro tra l'altro molto usato sia nelle manifestazioni sia per la didattica per i bambini. Io ho in mente dei quaderni che distribuiamo ai bambini o che pubblichiamo per il pubblico delle scuole, dove questo quadro è sempre in primo piano, o interamente o nei suoi particolari. È un quadro che naturalmente poi si può leggere storicamente, perché fa parte di quelle requisizioni delle truppe napoleoniche che costituiscono il cuore della Pinacoteca, quindi si può leggere sia come elemento della storia dell'arte italiana, sia anche si può leggere come quadro che può aiutare a capire la storia della nascita dei musei. Ma Alessandria d'Egitto, il luogo dove era andato a predicare San Marco. E immagina però Alessandria d'Egitto come paesi arabi, in realtà si viveva una cultura araba, ma sulla sua esperienza personale fatta però nei paesi di Marco Polo, non esattamente in Egitto. E configura poi la moschea di Alessandria d'Egitto come San Marco, perché in realtà questa moschea non è altro che la chiesa di San Marco un pochino trasformata. È un quadro che si può dire che, se anche non appartiene al nucleo dei quadri più altissimi, per usare una iperbole, di Brera, come il Piero della Francesca o Mantegno, Giovanni Bellini, comunque è uno dei quadri più significativi, perché è un quadro grandioso, perché per essere un quadro proveniente da Venezia è uno dei quadri più antichi, perché qui siamo ancora legati alla cultura quattrocentesca e non alla cultura del Cinquecento, mondo al quale appartiene invece tutto il resto dei grandi teleri della Pinacoteca di Brera. E poi perché è un quadro veramente molto complesso, dei due artisti, due fratelli Bellini, questo mondo orientale che fa parte poi dello spirito veneziano che ancora oggi si respira. È un quadro poi in cui leggiamo la città di Venezia filtrata attraverso questa finzione di Alessandria d'Egitto, ma noi qui respiriamo all'aria della laguna, assolutamente. È un quadro che si connette poi anche alla nostra collezione di Carpaccio, che sono più o meno dello stesso periodo, che abbiamo nella sala di fianco, perché abbiamo un bel gruppo di opere veneziane di questo periodo. Certo, questo è di una misura così straordinaria che fa parte veramente del nucleo importante della Pinacoteca, ed è usato anche poi per l'insegnamento ai bambini come un punto nodale, perché è un quadro che piace anche al pubblico dei bambini, di chi ha un approccio più alla figura che non alla storia dell'arte o alla composizione disegnativa. È un quadro che è ricco di interessi per chi guarda i particolari, come i bambini che ritrovano personaggi particolari su cui costruire dei giochi o dei lavoretti o dei piccoli laboratori, ecco. Comunque è anche il quadro che noi usiamo come fondo in tutte le nostre attività di rappresentanza, quindi di solito mettiamo il tavolo quando abbiamo i ministri, ecco, e che fa la sua bellissima figura, devo dire. Quadro rarissimo, credo che un quadro così lo vorrebbe l'Accademia di Venezia. Ecco. I saloni napoleonici sono nati per i quadri della grande pittura veneziana, i grandi teleri, quindi ci hanno obbligato a un percorso che là prevede il Cinquecento Veneto. Tuttavia tutte le salette precedenti non ci permettono, in quanto a spazio che è limitato, di esporre il Quattrocento ferrarese, che allora per forza abbiamo dovuto collocare in queste salette, travolgendo un pochino il percorso cronologico, per cui il pubblico percorre i saloni napoleonici, si trova nel Cinquecento e qui riprende il Quattrocento, ma in un'altra regione, in quanto comunque esiste una regola nella Pinacoteca di Brera, che è la regola della storiografia illuminista settecentesca, cioè la regola che la pittura italiana è organizzata a scuole pittoriche, che hanno una loro identità, per cui se abbiamo creato un alto e basso dal punto di vista cronologico, abbiamo comunque sicuramente riunito le scuole pittoriche che sono concentrate in sale separate, in modo che il pubblico possa comunque cogliere l'identità di una determinata scuola pittorica. Qui siamo nell'ambiente ferrarese del Quattrocento e lì saremo invece nell'ambiente marchigiano
del 400 e poi l'Italia centrale. Quindi queste tre salette tornano un po' indietro dal punto di vista cronologico, ma presentano con grande chiarezza questi momenti specifici del percorso della storia dell'arte italiana. Faccio notare, tra l'altro, che Brera è un museo nazionale a tutti gli effetti, cioè un museo dove si può studiare l'arte senza un legame con una situazione locale, ma con una grande apertura. Quindi un museo con una rappresentazione di tutta l'arte italiana, ma anche dell'arte, vedremo, internazionale. Perché nasce per volere di Napoleone con questa caratteristica. Le requisizioni napoleoniche arrivarono in primis a Milano dopo i patti di Tolentino del 1805, privilegiando Milano rispetto ad altri musei di fondazione napoleonica come Bologna e Venezia, perché per Milano Napoleone aveva un interesse particolare. Napoleone è stato incoronato re d'Italia nel 1805 a Milano, quindi questo fatto sicuramente ha permesso a tutti quegli aspetti che facevano parte della strategia napoleonica, che erano gli aspetti del mondo della cultura e delle scienze, di avere una incentivazione. Ma poi anche Milano, io ritengo, questo si dice anche da parte degli storici, ma ci tengo molto a sottolinearlo, già del Settecento aveva avuto un ruolo importante, che era noto anche in Francia. Tutto l'illuminismo, i Verri, il caffè erano veramente noti, il mondo di Beccaria era veramente noto a Parigi. Tra l'altro erano tutti personaggi che vivevano alcuni mesi all'anno a Parigi. E sono sicura che se Napoleone e Eugenio di Beauharnais hanno incentivato Milano, lo hanno fatto anche perché sapevano che qui l'humus era un humus già molto internazionale, che quindi il passo per Napoleone era un passo semplice, facile, e c'era già tutto in pratica. Il governo austro-ungarico di Maria Teresa aveva ulteriormente sviluppato, quindi Napoleone ha conquistato un territorio che era all'avanguardia e quindi ha colto l'occasione per poi fondare a Milano questo museo, che già doveva essere più o meno molto vicino a quello che si stava creando a Parigi con il Louvre. Che comunque è anche bello vedere che c'è... È bello, ci tengo moltissimo. Si dice sempre che Brera ha i depositi in cantina. Non è vero, i nostri depositi sono alla luce del sole, sono luoghi di lavoro, quindi prima di una mostra, come siamo in questo momento, perché Brera nel 2009 è una mostra via l'altra, quindi abbiamo bisogno di spazi un po' da laboratorio. Comunque Brera ha dei depositi nelle sale della Pinacoteca, alla luce del sole, alla luce di tutti, a vista di tutti, climatizzati, che godono di questo tipo di illuminazione e che sono luoghi di passaggio dove il pubblico può comunque vedere comunque come sono riuniti. Del museo vivo. Almeno questo sì, anche se però l'idea è di poter esporre tutte queste opere. Abbiamo due stanze di deposito e che contengono solo i depositi più o meno quanti quadri abbiamo esposti in Pinacoteca, quindi sicuramente la possibilità di offrire un servizio si raddoppierebbe. Perché abbiamo tanti affreschi strappati? Perché lo strappo dell'affresco, la tecnica dello strappo dell'affresco è nata in Lombardia nell'Ottocento ed è una delle capacità tecniche che si diffonde soprattutto in Lombardia tra 8 e 900. Per cui qui a Brera abbiamo, come a Barcellona, il Museo Nazionale della Catalogna, forse siamo i musei più ricchi di affreschi strappati in assoluto nel mondo. Guiti, gli illuministi del Settecento e la Chiesa c'è ancora, solo che nel 1809, prima proprio dell'apertura della Pinacoteca, sopra la Chiesa di Santa Maria di Brera, l'Accademia ha pensato bene di costruire le sale del Museo di Brera, che è un museo nato con un concetto napoleonico, quindi di grandi saloni, colonne, maestoso, grandioso, che hanno costruito proprio perché diventasse Pinacoteca, esattamente come stava avvenendo per il Louvre, con Salon Carré. Quindi c'è questa... Lei vuole un caffè? Anche. Se vuole saliamo e lo prendiamo con la macchinetta. Toccando i calli, però qui si sta bene, c'è fresco. È fuori qui. Sì, lo so, è pesante lavorare in questi giorni. E la mattina poi, la capisco, guardi, perché poi uno arriva qui, io mi lo porterò a vedere il Cristo morto perché ci siamo passati davanti senza entrare. E sono due opere fondamentali di un Foppa che vuol portare a Milano la prospettiva. Si trovavano qui in Santa Maria di Brera e nell'Ottocento sono state
strappate e sono diventate pezzi di museo. E fanno parte quindi di... E la chiesa non è... Cioè, la chiesa non adesso... Accesso... È ancora tutta bella la sua bella chiesa con gli affreschi di Giusto, e sembra Viboldone più o meno, con gli affreschi di Giusto de Menabuoi come a Viboldone, perché è lo stesso ordine religioso, gli umiliati. Ed è ancora molto chiesa, trasformata dagli studenti dell'Accademia, non le dico come, perché ci fanno lezione, aule, studenti, banchi, una cosa vergognosa. No, si può entrare quando vuole, forse adesso è chiusa, perché non c'è l'insegnamento e siamo in estate. Allora, torniamo al nostro... E questo anche per dimostrare come la mancanza di spazio in realtà, volendo, si può superare risvegliando delle idee che ci permettono comunque di non stare indietro e di avere un buon rapporto col pubblico e riuscire a svolgere un vero e proprio servizio. Abbiamo creato questo laboratorio in uno spazio disponibile della Pinacoteca, perché tra l'altro abbiamo 3 bravissimi restauratori che vengono da un'ottima scuola, quindi così sono nella possibilità di lavorare seriamente, svolgendo anche un servizio nel territorio, oltre che per i quadri della Pinacoteca. Per esempio adesso stiamo lavorando per la mostra di Crivelli, che aprirà il 15 di ottobre, infatti vediamo soprattutto opere di Crivelli. Dall'altra parte abbiamo un piccolo quadro che è del Museo Pol di Pezzoli, che restauriamo noi in occasione di questa mostra che sarà aperta qui in Pinacoteca. E però è anche molto bello che il pubblico possa seguire un restauro quasi in diretta e monitorare i passaggi, i cambiamenti, le novità, vedere come si lavora, appassionarsi a uno dei più bei mestieri della storia dell'arte. Ed è bello quindi che il pubblico e i giovani possano appassionarsi anche a questo aspetto, cioè i mestieri che offre l'arte, e vedere che questo mondo non è un mondo lontano, è un mondo dove si può vivere, si può godere, si può avere una perfetta realizzazione della propria vita, dei propri desideri. I 3 restauratori sono giovanissimi, il signor Carini, che noi vediamo, è un laureato, è un artista, vince premi, gare, borse di studio, spesso in agosto lui vive lontano da Brera, passando le sue vacanze presso istituzioni museali del mondo, dove ha vinto borse di studio, ed è un restauratore straordinario, veramente scienziato, scientifico, che sa tra l'altro... dopo ogni restauro procedere a una stesura di nel relazionare i dati con un'attenzione, una precisione degna del mondo internazionale. Ecco, noi con questi 3 restauratori posso dire stiamo veramente alla pari dei grandi musei del mondo, come la National Gallery di Londra o il Louvre di Parigi. E infatti spesso abbiamo dei rapporti scientifici con questi musei, non abbiamo solo un rapporto di scambi, di prestiti, ma devo dire, cosa a cui tengo moltissimo, abbiamo un rapporto di informazioni scientifiche, che è la cosa più bella e ciò che ci permette di mantenere i rapporti anche nel tempo e di avere un ruolo. Lo trovo spettacolare. Ecco, stiamo lavorando alla Madonna della Candeletta e stiamo eliminando l'oro, la doratura che è stata posizionata nell'Ottocento, per recuperare la doratura originaria. Questo sacrificio, apparente sacrificio, perché la doratura ottocentesca è una doratura brillante ma completamente piatta, uniforme, in cui non si intravedeva la sfumatura della preparazione sottostante rossa a bolo, in realtà appiattiva il dipinto e faceva perdere uno dei valori fondamentali di Crivelli, cioè la prospettiva. Crivelli è un artista ancora legato in qualche modo alla cultura della eleganza tardogotica, ma è un artista che vive e si forma nell'ambiente rinascimentale tra Padova e Venezia e che quindi si nutre dei valori che arrivano nel nord Italia tramite Donatello a Padova, sviluppati poi da Mantegna, da giovane Mantegna. Tutto questo mondo costituisce uno degli aspetti della formazione di Crivelli, un aspetto apparentemente poco visibile, nascosto al di sotto della ricchezza, dell'abbondanza di decorazione, di frutti, di elementi del quotidiano, di piccoli colpi di ombra, di luce, che Crivelli vede un po' da pittore ancora legato al mondo
tardo gotico, elegante, di corte, ma anche con occhi un po' da artista nordico. Ma il mondo della prospettiva, dello studio, della matematica è alla base della formazione di Crivelli. Eliminando questa doratura piatta riusciamo a recuperare le distanze, le tridimensionalità, gli affondi, gli effetti di estrema rientranza, studiati e calibrati con perfetta esattezza matematica, tra l'altro. Quindi è sicuramente un recupero molto importante, un apparente sacrificio in funzione però di una riscoperta dell'artista. Quindi lì abbiamo eliminato la doratura e abbiamo recuperato la forma centinata, perché tutto prima era rettangolare, invece il dipinto è nato centinato dentro una cornice centinata. La stessa cosa faremo per la crocifissione, dove lei vede questa doratura come era per la Madonna della Candeletta, che forse una persona non preparata non sa intuire sul momento, ma che effettivamente offendeva l'opera e negava i valori di tridimensionalità tra il Cristo, la croce, che creano delle quinte una davanti all'altra e che giustificano l'ombra che il capo di Cristo fa sentire sulla croce. Vino a cavallo tra 4 e 500, cioè il luogo dove la prospettiva, la matematica, le scienze hanno trovato nel Rinascimento una loro collocazione fondamentale e da lì si sono diffuse. Abbiamo alcune opere fondamentali dei maggiori rappresentanti di questa cultura che ha fatto capo alla corte dei Montefeltro. Abbiamo un'opera di Piero della Francesca, una di Raffaello e una di Bramante, cioè di quegli artisti che si sono nutriti in questo ambiente e che poi hanno diffuso o negli Stati Vaticani o nel nord Italia o in Toscana questa straordinaria cultura, una cultura in cui la base di tutto è il disegno ma anche e soprattutto la matematica. Ricordo che Piero della Francesca da anziano ha scritto due trattati, tuttora considerati due trattati di alta matematica, trattati di matematica. Ricordo che Raffaello è stato architetto, ricordo che Bramante è stato anche lui architetto, quindi siamo davanti a una cultura in cui l'espressione pittorica è un elemento che è la chiave, una delle chiavi per capire però il nucleo, il cuore di un mondo che è un mondo di aggiornamento scientifico di altissimo livello. La corte dei Montefeltro aveva avviato questo interesse per la matematica raccogliendo presso la corte dei grandi personaggi che avevano una posizione importante nello studio della matematica e avvicinando questo mondo ai pittori, quindi permettendo agli artisti di vivere e di formarsi in questo mondo in cui la matematica era la regola fondamentale. Tre capolavori straordinari. Questo è uno tra l'altro dei dipinti che io adoro. Sì, devo dire, perché è un dipinto, devo dire, che forse permette di capire perfino Morandi, Carrà, la metafisica, di capire il neoclassicismo. È un dipinto che si sposa benissimo, tra l'altro, con il resto delle collezioni Braidensi, che sono delle collezioni molto selezionate e in cui il carattere intellettuale di ogni opera è una delle caratteristiche fondamentali. Non è una pinacoteca di pittura molto facile, devo dire, e anche questo è un quadro che va capito gradatamente con delle buone conoscenze, perché la prospettiva non è così evidente, una prospettiva complessa, il gruppo di figure non sta in fondo alla parete come apparirebbe così immediatamente, ma sta al centro dell'incrocio tra la navata e il transetto. Manca, perché lo abbiamo riscontrato dal punto di vista tecnico, una tavola nella parte inferiore che avrebbe permesso al pubblico di capire la distanza che il gruppo di figure ha rispetto alla parte finale dell'abside finale, perché avrebbe creato quella distanza intellettuale, diciamo, nei confronti dello spettatore, che poi è la misura, il calibro, l'unità di misura per dare il senso della distanza che c'è poi alle spalle della figura rispetto al muro finale. Ma non è solo la prospettiva avere una parte importante, qui anche la luce e qui
cui forse merita di avvicinarci un po' al dipinto, che ha un ruolo importantissimo, perché in questo momento a Urbino vivevano anche artisti nordici, fiamminghi, la cui caratteristica era quella impostata da Jan van Eyck, cioè di una prospettiva che si realizza non tanto attraverso la misura della matematica, la precisione dell'intersecazione delle figure con la piramide visiva, ma è un fatto ottico, realizzato attraverso la luce. Quindi la compresenza di matematica e di artisti del Nord Europa aveva permesso a Piero Dalla Francesca di aggiungere questo valore. Se noi guardiamo tutte le perline dell'abito della Vergine, la corazza di Federico da Montefeltro, ci accorgiamo che su queste figure la luce gioca con grande precisione. Abbiamo delle zoomate, delle macro fotografie Pietruzza, più su Pietruzza, dove vediamo addirittura rispecchiarsi una finestrina che nel dipinto non c'è, ma che doveva essere in alto a sinistra, dove passavano i raggi di luce e che si riflette su ognuna di queste opere. La grande novità poi sta nella tecnica. Guardando le mani di Federico da Montefeltro si vede che sono dipinte con un colore quasi a impasto, non a velature, secondo una tecnica nordica, non tipicamente italiana, assolutamente non toscana. Una tecnica acquisita dai maestri fiamminghi che lavoravano alla corte di Urbino. Per anni si è pensato che queste mani non fossero di Piero della Francesca, ma aggiunte da un artista nordico. Adesso si ritiene che invece sono dello stesso Piero della Francesca, che ha usato per dare un senso di vitalità alla figura di Federico da Montefeltro, vivo, presente, di usare quindi una tecnica non usuale per lui, ma fatta proprio di un impasto di colori. Tutte le altre figure sono figure in realtà di santi, di figure sacre, quindi si può pensare che abbia usato una tecnica leggermente diversa. Questo è un dipinto che abbiamo restaurato nel nostro laboratorio, un restauro, devo dire, veramente molto difficile e che non si era mai osato affrontare. Io lavoro in questo ufficio dal 1980. Il Raffaello era una specie di icona intoccabile, a detta di tutti molto rovinato, coperto da ritocchi, ma che si temeva di toccare perché si sospettava che sotto i ritocchi non ci fosse più niente. Il rischio era quindi di trovare una larva e quindi non si osava eliminare un ritocco ottocentesco, piuttosto rialzato, crostoso, vorrei dire, nel timore di offendere poi il quadro e di essere costretti a una ridipintura, cosa che allora a quel punto sembrava assurda. Con gli strumenti moderni si è potuto fare delle riflettografie, capire quindi quali erano le condizioni del dipinto al di sotto di quella pellicola pittorica e poi soprattutto con la tecnica moderna adesso si è riusciti a pulire gradatamente il dipinto. Fino a pochi anni fa l'opera di pulitura toglieva la vernice, toglieva tutti i ritocchi senza una selezione. Adesso si è riusciti veramente a fare una pulitura graduata a più piani per avere la sicurezza di non eliminare la pittura originaria, riscontrando poi che il dipinto è in perfette condizioni, veramente straordinarie. L'altro è un dipinto che sui gradini ha avuto anche un atto di vandalismo negli atti 50, preso come esempio di una certa società, di un certo modo di pensare, è stato colpito da un atto di vandalismo durante le ore di apertura, una cosa di cui hanno parlato tutti i giornali. Per fortuna a quell'epoca il dipinto aveva un vetro, era coperto da un vetro, per cui ha sofferto semplicemente di un taglietto sui gradini, non sulle figure, e poi la forza del colpo è stata attutita dal vetro, che però non ha avuto riflessi sulla superficie pittorica sottostante. Quindi tutto si è diffuso crepando il vetro, che poi è caduto in avanti. Un atto, vorrei dire, che ha ferito forse più l'istituzione museo, più la Pinacoteca, che non il quadro. Effettivamente da quegli anni Brera ha cominciato a sentire il suo ruolo come servizio per il pubblico. Devo dire che il ricordo di questo atto di vandalismo ogni momento deve dare uno scossone a noi funzionari dei musei, per ricordarci che un museo non è una turris eburnea in alto, separata dal pubblico, ma deve sempre avere continuamente un dialogo con il pubblico dei visitatori
e deve saper cambiare la comunicazione via via che il mondo cambia, quindi dobbiamo saperci sempre fare un esame di coscienza e trasformare la nostra comunicazione. I quadri non cambiano, il messaggio è lo stesso, intendiamoci, ma il modo, il mezzo della comunicazione deve sapersi aggiornare, perché il pubblico deve godere di questo servizio. Noi abbiamo bisogno del pubblico per vivere, non siamo solo qui per conservare le opere. Questo gran artista viene da Chiaravalle, è molto interessante che questo artista che ha trasformato l'architettura milanese e che sappiamo è stato anche incisore, è stato anche architetto di mobili, di arredi, in realtà è stato anche pittore. Brera contiene anche un'altra serie di opere di Bramante, i cosiddetti uomini famosi eseguiti da Bramante appena arrivato a Milano. Questa è un'opera più tarda di Bramante in uno dei posti più incantevoli di Milano, l'abbazia di Chiaravalle, un'opera dove però già avvertiamo nell'allungamento della figura, nella raffinatezza del volto, che siamo davanti a un'opera in cui probabilmente ha lavorato anche il giovane Bramantino, quindi un'opera sicuramente di passaggio tra il mondo e la cultura quattrocentesca all'intellettualismo colto, raffinato del primo Cinquecento, di cui Bramantino è un esponente. Dopo la connessione con la Chenin Emmaus della National Gallery di Londra, questo dipinto per tutti noi ha cominciato a parlare di più, a comunicarci. Molto più bello questo. Devo dire che il confronto ci ha fatto capire come siamo davanti sicuramente a un'opera di Caravaggio dove questo soggetto viene rielaborato ulteriormente, visto attraverso l'interiorità, che sono poi quei valori che Caravaggio porta avanti nel tempo. Io stessa pensavo, perché poi non si è mai profeti in patria, no? Pensavo che la Chenin Emmaus di Londra fosse più bella, perché ha più colore, più forte, viene maggiormente incontro allo spettatore. E poi invece nel confronto ho capito che qui Caravaggio ha davanti altri anni di lavoro, ha una maggiore attenzione, a una elaborazione personale, interiore del soggetto, quindi sicuramente questo è un quadro che fa un passo in avanti rispetto al quadro precedente. Non si può mai confrontare un'opera d'arte con un'altra opera d'arte, però devo dire quei valori che mi sembravano valori inferiori, l'effetto scuro, la lontananza delle figure, in realtà sono non aspetti negativi, ma ciò che rende il quadro diciamo espressione di un ulteriore avanzamento dell'artista. Ci troviamo nella parte del moderno della Pinacoteca di Brera e ci facciamo illustrare queste splendide collezioni. Sì, già il termine di collezioni fa capire che siamo in una zona appartata della Pinacoteca dove viene privilegiato il concetto della collezione di provenienza. Questo perché la Pinacoteca negli ultimi anni si è arricchita non solo di opere acquisite gradatamente una a una, ma di intere collezioni, alcune delle quali abbiamo preferito mantenerle unitarie perché non solo si privilegiano le opere esposte, ma si privilegia anche la personalità, l'intuito, il genio di chi le ha riunite collezionandole. Si tratta della collezione Vitali e della collezione Iesi. La collezione Vitali, che è l'ultima delle acquisizioni, è una collezione un po' atipica in quanto raccoglie opere di vario periodo, dalla antichità del IV secolo fino a opere contemporanee o quantomeno del Novecento. La caratteristica di tutte queste opere è di essere sceltissime, pezzi rarissimi, molto unici, sia che si tratti di dipinti sia che si tratti di oggetti. Nonostante la differenza di periodo storico, direi che è la qualità della selezione che emerge, è la raffinatezza delle opere che fanno parte di questa collezione. L'altra collezione è una collezione acquisita alcuni anni fa, la collezione Iesi, che è una collezione esclusivamente di arte del Novecento. Questa collezione ha
arricchito la Pinacoteca di un settore che era un settore assolutamente lontano e diverso dalla normale consuetudine di aggiornamento, di arricchimento della Pinacoteca, perché è un settore che a quell'epoca era praticamente contemporaneo. Da quel momento la Pinacoteca di Brera è diventata un'istituzione che ha accolto anche opere di arte moderna e ha veramente questa acquisizione cambiato l'organismo della Pinacoteca, l'obiettivo, la finalità, il rapporto con il pubblico. Da quel momento Brera effettivamente si è arricchita tra l'altro di altre opere di arte contemporanea, continuando questa abitudine agli acquisti e senza escludere quindi il mondo contemporaneo. Devo dire che da quel momento Brera è diventata ancora più cittadina, ancora più milanese, perché si tratta di un Novecento molto ancorato alla tradizione milanese, ma è anche diventato un museo più alla portata del pubblico contemporaneo. Ha aperto un nuovo varco di servizio e di comunicazione con il pubblico, che è questo il grande cambiamento. Lo spazio è limitatissimo. Il pubblico qui, forse da Chito, recepisce la difficoltà di un rapporto sereno con i dipinti, perché sono affastellati, perché sono anche messi un po' in diagonale, anche a due registri, per poter posizionare tutte queste opere insieme. Sono opere tra l'altro piccole, diversamente dal resto della Pinacoteca, che nasce come recupero delle truppe napoleoniche al momento delle soppressioni ecclesiastiche, quindi la caratteristica del resto della Pinacoteca di Brera, secondo la sua tradizione, è quella di contenere opere d'arte grandissime, superficie di metri quadri di pittura, vorrei dire. Diversamente l'arte contemporanea è di piccolo formato e quindi tutta questa zona mantiene questa caratteristica. La collezione Vitali, essendo una collezione di famiglia, quindi inserita in un appartamento, in una casa, anch'essa è di opere minute, piccole. Quindi questa zona è molto diversa. Quasi come se fosse un appartamento. Sì, è l'idea proprio del collezionista milanese, con queste opere che avevano un ruolo importante nel dialogo della vita quotidiana della famiglia, che era una famiglia speciale comunque. Facciamo una collezione di pezzi che contiene più... anche sculture. Abbiamo dei pezzi notevoli di Arturo Martini, per esempio abbiamo questa Ofelia, che è della collezione Iesi, che si sposa, va in parallelismo con un'altra Ofelia che abbiamo acquistato molto recentemente, un anno e mezzo fa, e che è un'opera giovanile di Arturo Martini, dello stesso soggetto. Come si vede, proprio attraverso questa specchiatura, la Pinacoteca continua a acquistare non solo, ma dopo il precedente della collezione Iesi acquista anche sculture. Questo per dire che è stata proprio questa aggiunta della collezione Iesi che ha aperto un varco anche di elasticità e di eliminazione di ogni scoglio, di ogni elemento divisorio, perché le arti sono tutt'uno, soprattutto nel Novecento non vi è una differenza, altro abbiamo artisti che sono anche disegnatori, pittori, via dicendo, soprattutto nel Novecento. Facciamo un attimo, facciamo di fare delle riprese, almeno che così dopo stacchiamo dal video scegliamo le cose più... Io poi quando faccio il video vengo qua, torno sempre qui comunque. Un mosaico che viene da Sant'Ambrogio, uno dei pochissimi originali del mosaico, che è tutto rifatto, di Sant'Ambrogio, che è caduto durante i bombardamenti. I frammenti sono 3 in tutto il mondo e questo è la testa di Ambrogio, tra l'altro. Quindi è una cosa rarissima, perché quello che è adesso in Sant'Ambrogio è del 1950. Poi abbiamo questa serie di Morandi assolutamente unica, questo è uno dei primi paesaggi di Morandi, quindi un'opera di una rarità incredibile del 1911, per dare l'idea anche del genio di Vitali, che è stato uno dei più grandi conoscitori di Morandi. Quindi Vitali ha in Morandi, vorrei dire, tra i più importanti, ha scritto anche, sottoscritto il catalogo ufficiale dell'opera di Morandi, è proprio di Vitali, che non solo era un appassionato collezionista, ma che ha
contribuito anche alla cultura dell'arte contemporanea in modo molto preciso, con grande precisione.